italiani hanno votato per Silvio Berlusconi 2 anni fa e poi ancora 1 anno fa e poi ancora 2 mesi fa. Se c'è qualcuno che nel palazzo pensa con qualche sporca manovra di poter sovvertire la volontà degli elettori, si sbaglia di grosso e noi non glielo permetteremo. Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore. Egli ha telefonato, sì, è vero, ha telefonato un funzionario della questura. Lo ha fatto senza esercitare pressione di sorta, per chiedere un'informazione, nella convinzione vera o sbagliata che fosse, ma nella convinzione che Karima El Maruk fosse parente di un presidente di Stato. Questo che cosa significa? Che ancora una volta Berlusconi è l'homo novus della politica italiana. Secondo me là non è un caso per quello che riguarda il rapporto di Berlusconi con queste signore e signorine, non ci stanno casi di prostituzione, ci stanno casi di amicizie, diciamo così, variegate. L'Italia che è in mezzo al mare. È inutile che si possa esprimere, e mi sono rivolta alle donne italiane, quello per Silvio Berlusconi, perché le donne italiane devono avere, come sono certa che già avranno, la percezione che per Silvio Berlusconi le donne sono in posizione orizzontale mai verticale. Viva l'Italia, l'Italia che lavora. Il Senato ha fatto un ottimo lavoro per garantire il contrasto alla criminalità, ma anche per evitare l'abuso di intercettazioni. È lecito approfondire, ma riteniamo che le soluzioni raggiunte siano già ottime. Italia sulla luna. Viva l'Italia del 12 dicembre. L'Italia con le bandiere, l'Italia povera come sempre, l'Italia con gli occhi aperti nella notte triste. Viva l'Italia, l'Italia che resiste.